non in un paese civile e democratico come il nostro. Noi mamme abbiamo il dovere di portare avanti la nostra battaglia per i nostri figli, perché ad altri non debba capitare quello che è successo a loro. E voglio continuare a credere che lo Stato che vediamo sullo striscione. Il corteo l'ha organizzato Maria Ciuffi, la madre di Marcello Ronzi, un ragazzo che è morto nel luglio del 2003 nel carcere delle Sughere. E se finalmente siamo giunti all'ultimo atto, l'ultimo documento che mancava. Il corteo di oggi vuole portare la solidarietà e cercare giustizia per le tante morti che si succedono del profitto delle multinazionali, la CGIL senza scrupoli, spesso la gente muore legata al letto. Vogliamo ricordare il caso che adesso non hanno parenti, anche lì le morti vengono registrate come suicidi o come giustizia. Yeah.
carcerarie e scendere in piazza con una manifestazione tranquilla, comunicativa come quella di oggi fa paura. Per questo ci sono i poliziotti in tenuta antisommossa, perché dire non accettiamo gli omicidi di Stato fa paura. Quando la gente rimane in casa a guardare la TV va tutto bene, ma quando si scende in piazza, ci si trova nei circoli operai o ai giardini e si comincia a discutere, si comincia a dire delle cose molto semplici, come abbiamo detto a Rovereto e in altre città, non si può morire così, così non si deve morire mai più, questo fa paura ed è bene che loro abbiano paura della nostra forza e della nostra determinazione. Oggi è importante perché i familiari si incontrano, si conoscono, si danno forza mutualmente e tanta gente si sente meno sola, esce dall'isolamento, trova il coraggio per protestare, per capire che sono fatti di tutti, perché gli omicidi di Stato, la repressione, il razzismo, la barbarie che monta sono problemi di tutti e non si può far finta di niente, non si può leggere i libri di storia e chiedersi come mai la gente negli anni 30 non faceva nulla quando deportavano, quando commettevano le peggiori nefandezze. Questa domanda non rivolgiamola al passato, chiediamoci noi che cosa facciamo mentre i nostri amici, fratelli, compagni vengono ammazzati, quando degli sconosciuti subiscono le peggiori ingiustizie. E una risposta è anche il corteo di oggi. Poi personalmente penso che la verità non è quella che ci diranno le istituzioni, la verità è quella che noi scopriamo giorno per giorno battendoci, e la giustizia è quella che abbiamo nei cuori, è un valore etico che nessuno ci può portare via, non è quella dei tribunali, perché i tribunali assolvono sempre e comunque gli assassini di Stato, perché nessuna conseguenza per i massacri di Genova, perché i torturatori di Bergamo hanno fatto carriera, perché gli assassini di Monti, di Turchi e di tutti gli altri riceveranno dei premi. L'unica giustizia è quella della gente che si batte,